Tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi siamo in una nuova location, semplicemente di solito mi vedete di fronte a questa cosa perché sono seduta sul divano di solito. Oggi sono seduta sulla palla, sulla fitball. Quindi se mi vedete fare ogni tanto questo movimento è perché devo stare in movimento e avevo bisogno di distendere un po' la panza. A proposito di panza, mi avevate chiesto di vederla è nello scorso video e quindi adesso mi alzo un attimo, questo lo vediamo dopo. Allora, adesso ho una tutina orrenda da stare in casa, ma la panza c'è e si sente. Adesso mi riseggo sulla palla perché avevo proprio bisogno di distendere un po' l'utero e quindi la palla aiuta tanto in questi casi, ma detto questo, scusate, vi sposto un pochettino, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a vedere un po' che cosa ho realizzato in queste 2 settimane. Allora, il manichino adesso l'ho spostato, lo vediamo dopo, ma in queste 2 settimane, a proposito di figlio, ho terminato la copertina ai ferri, che è venuta molto carina. E penso che vi registrerò anche il tutorial. Adesso, sabato scorso avete visto quello della cuffietta, sempre che mi avevate chiesto. Magari per questo sabato, che io sarò al mare, però vabbè, riesco a registrarvi e ve lo programmo magari il tutorial di questa copertina. Tanto lavorata a campione, non dovrei metterci tanto. Il bordo ondula, ma va bene, me ne ero già accorta, non ho fatto niente per sistemarlo, tanto mi piaceva anche così un pochino a ondine. E la copertina è venuta quasi quadrata. Adesso vabbè, non ce la farò mai a farvela vedere tutta, con queste sfumature che sono abbastanza chiare, quindi in realtà mi piacciono e la vedo abbastanza adatta. E con neanche 2 gomitoli di filo l'ho fatta. Pesa molto meno di 300 grammi questa copertina. Non è grandissima, è appunto sui 63 centimetri per 70. Quindi piccolina, ma per l'ospedale, per la carrozzina va benissimo. E questa è finita. Appunto, se vi interessa, visto che me l'avevate già chiesto, vi faccio il tutorial. Cerco, non prometto niente come al solito, ma cerco di farvelo per sabato. Poi, vabbè, cuffietta che avete visto nel tutorial di sabato scorso, se l'avete vista, se no è questa, quella sempre con le righette in diagonale. Anche questa me l'avevate chiesta, finalmente sono riuscita a farvi il tutorial, perché ragazzi, qua cioè mettersi davanti alla telecamera e girare un video, lo sto facendo oggi. Oggi è il secondo video che giro, dopo se riesco vi faccio il tutorial della copertina, quindi saranno 3, perché non ho un attimo di tempo. Cioè, uno dice: sei a casa, sei in maternità? A parte che no, perché sto ancora lavorando. Ma anche quando sono a casa non c'è un secondo libero, cioè preferivo andare a lavorare, ve lo giuro. Quindi il tempo si è dimezzato e questa creatura non è ancora nata, quindi non so bene, devo imparare a gestirmi meglio il tempo, forse può essere, però qui tra andare a prendere cose, andare in giro, andare a fare visite, fare controlli, è tutt'uno, è tutt'uno. Ieri, a proposito di andare in giro a fare cose, sono andata a prendere la culla, questa sullo stendino che vedete, questa grigia, è la culla, la Next to Me, che mi ha passato una mia amica smontata. Anzi, a proposito, visto che so che segue ogni tanto i video, grazie Denise, perché me l'ha proprio regalata, cioè non ha avuto niente, e mi ha dato 5 bustoni di vestiti dei suoi bambini, che sono già più cresciuti, cioè hanno 4 anni, 5 anni. E quindi mio vestito penso che sia, mio figlio penso che sia vestito fino almeno i 3 anni con tutta la roba che mi ha dato. E quindi grazie mille, perché sto vedendo tanto, tanto, tanto aiuto. Però sì, giustamente le cose sono da andare a prendere, sono da smistare, sono da. Adesso lei mi ha dato tutto pulito, quindi io ho preso e messo via, però comunque ho diviso per taglia, perché chiaramente non mi posso tenere i vestiti in casa fino ai 3 anni del bambino, cioè adesso c'ho fino ai 6 mesi, poi dopo farò un cambio taglia e andrò a prendere dai 6 mesi all'anno, poi dall'anno ai 2 anni e poi da lì in crescere, insomma, però più o meno. Gli scaglioni sono questi, non mi posso tenere tutto in casa, se no esco io veramente. E quindi
c'è un po' di roba da gestire effettivamente. Stiamo facendo la cameretta, abbiamo già montato mezza cameretta. Questo weekend finiamo di montarla con tanto di armadi, abbiamo già imbiancato, è da finire di svuotare, da sistemare, insomma, c'è un po' di cose ancora da fare. Lo voglio fare prima che venga caldissimo, prima che la mia pancia esploda del tutto e prima che la pressione mi abbandoni definitivamente. Detto questo, torniamo al knitting vlog, giustamente, che magari siete qui per questo. E sempre rimanendo sulle cose di piccolo, ho avviato un'altra copertina. Questa è sottilissima, è in filo di Scozia, color écru. Avevo dei gomitoli, questo che era da 100 grammi, più un gomitolone da 250 grammi. E questo l'avevo già iniziato per fare una maglietta per me. Quindi ho disfatto gli ultimi giri, ma se mi dovesse servire qualche altro metro di filo ce l'ho ancora. Il gomitolone da 250 grammi è intoccato, quindi quello lo posso usare tranquillamente tutto. E ho avviato questo pezzettino per ora di copertina molto semplice con appunto l'uncinetto del 2,5. Questo è un filo di Scozia numero 8. Perché questo? Perché ho pensato che io ho il termine il 20 settembre. 20 settembre cosa significa? Che se va un po' più avanti, se nasce giusto, dovrebbe fare caldo ma non caldissimo, quindi questa dovrebbe andare. Se fa ancora molto caldo, questa, tanto sotto è vestito, non è che lo tengo nudo, cioè anche quando andiamo in giro, giusto se si alza un pochino di aria. Se tarda ed è già ottobre, comunque con questa dovremmo andare, altrimenti ho anche quell'altra che gli avevo fatto che avevate già visto negli altri video, sempre bianca e grigia. Ma questa mi servirà soprattutto o se si anticipa, quindi se invece che arrivare verso la fine di settembre, nasce all'inizio di settembre, che fa caldissimo negli ultimi anni, poi quest'anno che l'estate ha tardato, secondo me ce la portiamo avanti tantissimo. Quindi ho pensato che la copertina di filo, secondo me, andava meglio che una copertina sì in cotone, ma comunque mista dell'acrilico che scalda molto. Essendo sempre lui sotto vestito, chiaramente poi si vedrà andando avanti. Io avendo il filo, avendo il tempo, la sto facendo a tempo perso, me la faccio. Ci andrà tutta la bordatura sui toni del marrone, ci andrà un'applicazione a forma di orsacchiotto sempre sui toni del marrone, che con questo beige ci sta molto bene e poi ce l'ho già, quindi soprattutto ce l'ho già. E un'altra cosa ho pensato, che l'anno prossimo, si parla dell'anno prossimo, quindi c'è tutto il tempo, però quando andiamo al mare, che noi andiamo sempre via tipo giugno, difficilmente luglio, con mia mamma, insomma, fare qualche giorno, ci sarà anche Baby R. Quindi Baby R potrebbe aver bisogno la sera, se si addormenta in passeggino, di una copertina. Ma al mare non è che gli porti la copertina di lana, gli porti la copertina di cotone, giusto se si alza un po' di aria, magari con la magliettina lunga, se proprio fa fresco, dovrebbe essere più che sufficiente. Quindi la sto facendo un pochino più grande questa, non è proprio tirata tirata come le altre che sono proprio a misura carrozzina, questa è già larga quasi 70 centimetri, ma quindi arriverò a 90 centimetri, un metro di altezza. Se ho fatto bene i conti con il filo dovrei arrivarci, se no mi fermo quando finisce il filo e poi col bordo faccio degli altri giri. Ma volevo una cosa un pochino più grande e leggera, soprattutto appunto per serate al mare, serate, ma anche qui se usciamo a prenderci un gelato d'estate, ma tira un po' di aria la sera, lo voglio coprire perché magari si addormenta e tutto quanto, la copertina leggera ci sta. Quindi l'ho avviata. Come punto mi piace molto, adesso appena sgravo e vedo come mi rimane la panza, mi voglio fare anche una maglietta con questo punto perché è molto carino, è abbastanza chiuso, cioè vedete, è abbastanza coprente, ma è molto carino, quindi molto semplice, molto molto semplice. E voglio appunto farmi anche qualcosa per me, non in questo colore che mi sta malissimo. Detto questo, altra copertina avviata. Poi andiamo sul manichino, va.
Adesso mi sposto, scusate, ma lo devo... Sto facendo un pancetto, ok, appunto virus, con questo filato meraviglioso. Questa è una cake che avevo preso da Obi, è sfumata dal lilla fino al corallo praticamente. Mi manca ancora tutta la parte dell'arancione e la parte del corallo. Il giro si sta facendo abbastanza lungo, quindi non ci sto più lavorando così velocemente come all'inizio, ma mi piace veramente tantissimo come sta venendo. 100% cotone, 200 grammi, 800 metri, quindi ci fate tranquillamente un progetto. Questo poi non ha taglia perché è un poncio, però una maglietta taglia M ce la fate tranquillamente. E possiamo anche star così. Ok, poi stesso progetto di questo, ma invernale, lo stavo facendo perché adesso è venuto un po' caldo, io a lavorare la lana faccio un po' fatica, vi dirò, non pensavo, ma mi sta fregando malamente quest'anno perché io non ho mai sofferto il caldo, ma quest'anno sì, e anche tanto, e non riesco più a lavorarlo questo, quindi... Mi sa che lo riprenderò tra un po'. L'ho iniziato anche con il Buckley nero di Tessiland ed è meraviglioso. Adesso aspettate che provo di fare una roba. Ok, adesso il manichino è nero su nero e si vede abbastanza poco, però vedete? A parte che luccica tantissimo questo filo e poi è proprio... Ok, così almeno c'è la luce che gli batte contro. È una bellissima lavorazione. Qui se lo mettete su un cappotto un po' più chiaro, anche nero su nero sta bene poi, il nero è sempre elegante, però bene o male va bene in tutti i modi. Qui ho alzato un po' il collo. Come vedete, qui inizia la lavorazione. Praticamente l'altro parte proprio da qui. Qui invece c'è questo pezzettino di colletto fatto a coste, perché d'inverno magari uno ci sta che sia un pochino più coperto. E questo penso che lo terrò io alla fine, perché lo voglio mettere sul o sul 100 grammi o sul piumino, comunque quando uscirò con piccolo questo inverno. E, è sempre quella copertura in più che non fa mai male, quindi questo mi piace veramente tanto. Non pizzica, che è già tanta roba, conoscendomi, e devo dire mi piace molto molto molto. Ho appena iniziato il secondo gomitolo, ne ho tre, quindi dovrebbe venire un bel progetto grande, non credo di usarli tutti, credo di arrivare circa a questa altezza, come, cioè praticamente al gomito, e poi se avanza qualcosa o farmi una sciarpa, un cappello, o comunque vedrò come utilizzare il terzo gomitolo. Intanto tutto il secondo credo di usarlo, quindi vediamo dove arrivo nel frattempo. Il lurex è multicolor, anche se adesso in camera non si vede, ma veramente luccica tantissimo, è veramente un bel filo. Io questo l'avevo comprato, l'avevo lasciato lì nella scatola, ma mi sono chiesta perché non l'ho usato prima e perché non lo abbia mai ricomprato. Adesso, come sapete, non sto facendo acquisti di filati perché... ne ho da smaltire una quantità industriale e non facendo i mercatini purtroppo non ha senso che io compri veramente altri materiali, non ci vedo proprio il senso di farlo perché rimarrebbero lì. Quindi questo è quanto. Intanto miriamo a smaltire, a fare spazio, così poi possiamo riempire con della roba bellissima, con tutte le novità. Ultimo progettino. Ho imbastito una borsa, questa è la rete interna, questo sarà il pannello esterno, secondo me è molto carino, molto colorato, ha fatto un po' la trama tipo piede pull, no, non piede pull, scusate, tipo tartan, molto a grandi linee, vedete? Ci sono delle linee abbastanza regolari, ha fatto tutto il filo, cioè io non ho contato niente, è un filo sfumato, lavora lui da solo, quindi ottima cosa. I laterali li ho fatti con il cordino
perché non ci volevo mettere la rete e non volevo, cioè voglio foderarli, ma non volevo irrigidirli, quindi li ho fatti con il cordino in modo che stia già un po' più spesso e rigido il lavoro. Invece questa è lana, mezzo acrilico. Questi andranno ovviamente cuciti. Vedete che l'altezza bene o male combacia. Adesso, una volta sistemato il tutto, stessa cosa di qua. Ho posizionato il marcapunti e poi questo sarà la patella che verrà davanti e ci andrà messa qui la chiusura, la tracolla sui laterali. Nulla di che, e dovevo solo foderarla e chiuderla, ma non ho avuto voglia. Quindi l'ho mollata in un angolo ed è rimasta lì quasi 15 giorni, perché questa è già da un po' che è in queste condizioni, adesso dovrò mettermi e finirla. Detto questo, oggi video breve, non avevo tantissimi progetti, ma avete visto, sono progetti un po' più grandi, richiedono un pochino più di tempo, quindi al di là della cuffietta, insomma, copertine, due ponci, la borsa, sono progetti che chiedono un pochino più di attenzione, un po' più di tempo nella lavorazione, perché chiaramente più è grande il progetto e più ci si mette a farlo, però sono anche dei bei progetti che danno delle soddisfazioni, quindi ci sta. Io per oggi vi saluto, vi lascio un grosso abbraccio, un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro pezzo preferito. Ciao, a presto!